L'incontro in programma domani a Vasto tra l'assessorato regionale alle attività produttive, il delegato per l'Abruzzo della ZES, il direttore di Asso Vasto e i rappresentanti del comune di Vasto servirà a fare chiarezza sulla situazione attuale della zona economica speciale e sul futuro del porto di Punta Penna e dell'area industriale di Vasto. Nelle precedenti settimane i ritardi dell'avvio dei lavori nell'area portuale avevano destato non poche preoccupazioni tra imprese e operatori intenzionati a investire, tanto da chiedere alle autorità preposte di fare luce sulla vicenda. Tra i protagonisti della riunione di domani, l'assessora regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca. C'è un incontro voluto da Asso Vasto al quale abbiamo risposto in maniera molto solerte positivamente e faremo un confronto sullo stato dell'arte rispetto ad opere che devono assolutamente ripartire, rispetto all'attività che abbiamo tenuto fino a giovedì scorso a Roma. Roma nell'incontro che abbiamo avuto io e il professor Cianciotta, rappresentante nel tavolo tecnico delle strategie ZES di Regione Abruzzo e altri tecnici, proprio con Caponnetto, il consigliere Caponnetto che è il vertice della struttura ZES romana, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sullo stato dell'arte, delle opere infrastrutturali che riguardano soprattutto le aree industriali, ma anche sullo sportello unico, cioè lo sportello che rilascia l'autorizzazione unica alle imprese che intendono fare nuovi investimenti ulteriori, chiedendo un'accelerazione dei tempi e mettendoci a disposizione della struttura centrale per fornire tutto quel supporto necessario perché si possa procedere più celermente verso il completamento delle opere che ricordo essere state finanziate con fondi PNRR e quindi che hanno una scadenza ben precisa, ma anche per fornire quel supporto amministrativo, se volete, necessario perché tutta la normativa sulla ZES che tende alla sburocratizzazione e all'accelerazione delle tempistiche possa diventare veramente effettiva e possa essere di aiuto alle imprese. Stiamo intanto lavorando per dei protocolli che possono concretizzare questo accordo di massima che abbiamo trovato con il consigliere Caponnetto e in attesa che escano le linee strategiche avremo anche una cabina di regia proprio voluta dal Ministro Fitto in settimana proprio per definire le linee strategiche della ZES in attesa appunto che vengano pubblicate. Noi ci portiamo avanti e come regione tentiamo di dare tutto il supporto necessario perché l'iter sia delle opere infrastrutturali che quelle amministrativo delle autorizzazioni possa essere veramente accelerato. In fondo la ZES aveva questo spirito, occorre recuperarlo il più velocemente possibile.